Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su Tabs e faremo chi batte il pirata. Iniziamo con la piratessa che è ancora più forte, proprio se dobbiamo mettere al massimo due pirati. Se vogliamo una sfida veramente alla pari, però noi non la vogliamo. Quindi iniziamo la battaglia e buona visione. In questa battaglia io vi dico che per chi non conoscesse Tabs, cioè un nuovo videogioco, si fa così: devi mettere della gente a destra e a sinistra, o in mezzo, o a destra e a sinistra, e con la destra e a sinistra, te, dopo devi dire semmai io metto qua i rossi, qua i blu, e dopo si devo scuotere. Dopo c'è anche la campagna, che è ancora più difficile, cioè che ci sono dei livelli fatti dal gioco che tu devi superare uno a uno, e così ne sblocchi altri. È veramente una figata, però io la campagna non la posso proprio fare. Oh, hanno vinto Red. E se mi chiedete perché Andrea non la fai, è perché io, cioè, proprio non posso. Perché ho cancellato i rossi? Boh. Vabbè, ci mettiamo questi. Boom. No, sono girati. Ma dai. Così startiamo la battaglia. Dopo di questo ci saranno degli altri. E dopo ci saluteremo per questo video. Perché dopo dura troppo. Sparateli. Ma perché non li sparano? L'hanno sparato. Incredibile. E andate a vedere tutti i video prima, cioè iscrivetevi al canale e dopo essere iscritti a questo canale potrete vedere tutti i miei video. E per favore, dai, fatelo. Ma questo qua sono un lancio bombonieri, vai. Ci mette un botto. Aspetta, una battaglia di soldi non è proprio cose uguali, forse faranno un po' di danno. E vabbè, che figo questa cosa, un'arma di distruzione di massa. Però non di distruzione di due pirati. Dai, ci salutiamo qua per questo video. Mi lasciate un sacco di like. Lasciatemi tanti like, arriviamo a questo video al massimo a 100 like. E arriviamo a 50 iscritti e farò lo speciale. È uno speciale, quindi non ve lo posso dire. E quindi arriviamo a 50 iscritti e farò lo speciale dei 50 iscritti. E quindi grazie, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate qua sotto la campanellina e il pollice su deve diventare.